iniziato tutto quando avevo 18 anni. Avendo avuto il congedo militare, ho intrapreso l'attività in conto proprio, semplicemente con il taglio iniziale della lavorazione. Successivamente ho aperto un reparto di orlatura e ancora dopo ho cominciato a fare il prodotto, avendo il mestiere già da piccolino, che lavoravo presso un altro pipicio. Tanti soldi da investire a quegli anni. Ho intrapreso a comprare i primi macchinari per fare il prodotto finito nell'82, 1982. Amo fare le scarpe perché le ho viste costruire sin da bambino. Il taglio mi piaceva molto. E il fatto di controllare le pelli degli animali, i vari difetti, il consumo, la resa e così via. Mi affascina il fatto nella riuscita di questo mestiere, che non è facile imparare, ci vogliono anni e anni alla vecchia maniera. Il fatto di montare con le tenaglie, il fatto di tagliare, spuntare le punte con i coltelli, il fatto anche stesso di affilare i coltelli su pietra. Ho cosa che oggigiorno con le nuove tecnologie si sono perse, però allora io il lavoro proprio, il mestiere, proprio lo praticavi, lo imparavi giorno per giorno. Prima era fatto tutto realmente a mano, scarniture, cardature, incollature e tanto altro. Cioè lavoravi con mano, vedevi proprio. Per me è molto importante tenere anche, continuare alcuni processi e farli a mano, perché le macchine hanno sempre un limite, mentre l'umano, l'essere umano, non ha un limite, quindi io con le mani potrei fare qualunque cosa. Non tutte le macchine possono fare una cosa perfetta, la fanno perfetta, ma fino a un certo punto. Per il resto ci vuole sempre una persona dietro che le gestisca. Noi con la famiglia Mason. Noi abbiamo aperto questa nuova azienda, già il nome stesso lo dice, per le nuove generazioni, per le nuove generazioni, per la famiglia. La mia famiglia è importante in questo processo perché è anche loro che aiutano me a realizzare ciò che si sta realizzando. Inizialmente sono partito da solo ed era dura. Poi, dopo passare degli anni, loro hanno studiato, prima di tutto, e successivamente sono rientrati in azienda. Senza parlare di mamma Chloe. Mamma Chloe, invece, sin da quando eravamo fidanzati, lavorava presso il mio primo ottomaificio. E di là siamo andati avanti per 40 anni. È molto importante per me lavorare con la mia famiglia, anche perché c'è una chimica fra di noi che ci aiuta in certi momenti a superare alcuni ostacoli. E quindi il fatto di stare insieme anche durante il lavoro ti rafforza di più il rapporto che hai con loro e quindi è una cosa bella alla fine, cioè è una cosa piacevole che a me piace.
è importante avere una stabilità di pace all'interno, cioè avere una relazione giusta con tutti i ragazzi che lavorano all'interno. È una specie di famiglia alla fine, quindi è importante per me seguire questo concetto e crescere, perché anche grazie a loro noi cresciamo, crescere con loro come loro crescono con noi. Il valore della qualità oggi è importantissimo, perché negli ultimi, diciamo nell'ultimo decennio, c'è stata una trasformazione radicale del mercato. Oggi produrre in Italia significa fare qualità, altrimenti sei automaticamente fuori mercato. Io credo che la suola sia molto importante come aspetto della scarpa, perché deve essere una suola assolutamente di alta qualità, come quelle che appunto Maison Garments utilizza. Allo stesso tempo deve avere un design sì speciale ma semplice. Quindi credo che Maison Garments abbia proprio centrato il modo di farlo nel miglior modo possibile, ecco. Per quanto riguarda la suola nello specifico, mi piace molto ricevere i vostri disegni, perché vedo che c'è della ricerca dietro ad ogni nuovo disegno, nuovo modello che fate, ma allo stesso tempo uno sguardo al futuro. Quindi siete sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, cercate sempre di fare qualcosa all'avanguardia, e questa è una cosa molto, molto bella. Il modo di approcciarsi al lavoro di Maison Garments è davvero unico e speciale. Posso garantirvi che pochissimi altri brand nel mondo hanno questo approccio con il lavoro, specialmente proprio brand di lusso. Perché il modo di lavorare di Maison Garments è molto preciso, molto tecnico, molto impostato sulla qualità e sul avere il miglior risultato con le migliori tecnologie, i migliori materiali, il miglior prodotto da dare infine al cliente. Posso garantirvi che non tutti si focalizzano su questi aspetti. Noi lavoriamo con i migliori brand del mondo e ritengo che Maison Garments sia uno dei migliori brand al mondo per lo standard qualitativo e per il fatto anche che producono tutto in Italia. Ricordo che la nostra collaborazione è iniziata tutto nel 2017, quando andammo alla Fiera Alpitti. Appena entrammo negli stand, e i primi tre stand sulla sinistra
notai questo marchio Maison Garment con dei ragazzoni. A parte tutto, quello che vidi mi piaceva, queste scarpe tutte ben fatte innanzitutto, e molto belle. La cosa che ricordo bene era che alcuni modelli mi piaceva vederli, perché il concetto di fare una scarpa, una sneaker, vedendo le loro scarpe, era per dire un qualcosa, un concetto diverso, magari anche un piccolo dettaglio o un piccolo pezzo che ti cambiava lo stile della scarpa. Mi affascinava molto intraprendere con loro questo tipo di lavoro. E di là poi abbiamo chiesto un incontro e così via. E oggi eccoci qua. Abbiamo deciso di iniziare a lavorare con Maison Garments perché, al di là del fatto del concetto che io sposavo personalmente, perché vedevo ragazzi giovani, quindi per me era vedere persone della mia fascia di età, come me, che hanno idea, che non hanno limiti. Perché a me il loro stile, il loro concetto di vedere le cose, anche la ricerca dei materiali in sé per sé, c'è stata questa attrazione. Ogni giorno ci sono cose nuove, nuovi scopi da raggiungere sul design, sulle linee, e c'è una buona collaborazione. Molto bella, anche perché sono giovani come i miei figli e io credo nei giovani. Il futuro di questa collaborazione lo vedo molto positivo, anche perché da quando è iniziata questa collaborazione, ogni anno che passa aumentano sempre di più le paia, la qualità, il design, tutto l'insieme. E noi cresceremo così come stanno crescendo loro. Niente meglio di qualcosa fatto a mano. This is like a family. The first day I came up with the name. Oh, it's mama club, it's papa club. Since that day, it's the name. It's just natural when you feel a certain connection. So you feel like at home. Yeah, exactly. Like, you know, you always trust your parents, right? Yeah. That feeling.